Davanti a voi il ritratto di Liberale da Pinedel, esponente di una ricca famiglia trevigiana immortalato da Lorenzo Lotto nel 1543. È un dipinto ad olio su tela, rimasto per lungo tempo in questo laboratorio per essere sottoposto a restauro. Lunga è stata soprattutto la fase conoscitiva dell'opera, in cui abbiamo studiato, oltre alla sua tecnica esecutiva, ai materiali utilizzati dall'artista, anche tutti gli interventi successivi, gli interventi di restauro che hanno modificato l'opera nel corso del tempo. Non disponevamo di una documentazione che narrasse di questi restauri e quindi è stato molto importante osservare tutte le tracce che gli uomini hanno lasciato su questo dipinto nel corso dei suoi 500 anni di vita. Alcune di queste scoperte le vedremo oggi. Possiamo osservare, per esempio, che l'aspetto sommario del damasco della giacca di Liberale non è intenzione di Lorenzo Lotto. Abbiamo potuto capire che si tratta dell'effetto di un'antica pulitura che, oltre a rimuovere la vernice del dipinto, è andata ad intaccare la pellicola pittorica, alterando quello che era l'originario motivo decorativo a cappero di questo elemento damascato. È un intervento che è stato seguito da una pesante patinatura dell'opera proprio per nascondere questi danni. Tutto questo restauro risale ad una fase molto tarda in cui l'opera è ancora in casa del suo committente o eventualmente dei suoi eredi a Treviso. Nel corso dell'Ottocento, per la precisione già negli anni 50 dell'Ottocento, l'opera passa ad un collezionista privato che la porta con sé a Torino. È proprio a questa fase che noi riusciamo ad attribuire il restauro più significativo dell'opera. Questo perché vediamo delle tracce molto importanti. È un restauro che ha previsto la foderatura del dipinto, cioè l'apposizione di una tela di rinforzo alla tela originale, proprio qui sul retro dell'opera, nonché la sostituzione del telaio originale. Come facciamo a datare con sicurezza questo intervento? Bene, il telaio attualmente in opera presenta caratteristiche tecniche tipiche dei telai di primo Ottocento, per la forma del regolo, per la tipologia di incastro. Ma oltre a ciò abbiamo rilevato un sigillo in cera lacca nella parte bassa del telaio. Si tratta di un sigillo che veniva apposto dai funzionari del Regno Lombardo-Veneto ogni qualvolta le opere venivano esportate. Bene, quest'opera è stata esportata proprio da Treviso a Torino. Questo sigillo risale a una fase che va dal 1515 fino al 1535, perché su di esso ben leggiamo il monogramma del sovrano regnante all'epoca, Francesco I d'Austria. Abbiamo dunque concluso che questo telaio con certezza fosse in opera prima di quegli anni. A questo intervento di restauro appartiene anche una seconda pulitura, un secondo alleggerimento della vernice che insiste sui punti focali del dipinto, il viso, le mani, per portarne in luce i dettagli. Successivamente l'opera è stata nuovamente verniciata. Ecco, l'osservazione in UV e i saggi di pulitura che abbiamo effettuato mettono ben in luce questo tipo di pulitura selettivo. Dopo l'ingresso in Pinacoteca nel 1859, l'opera deve subire un ulteriore intervento di restauro. Viene cioè nuovamente pulita, si interviene quindi sulla vernice ottocentesca, che nel frattempo si era ingiallita, assottigliandola nuovamente nei punti focali dell'opera, il viso e le mani. Il risultato di tutte queste puliture parziali, seguite ognuna da una verniciatura, ci ha restituito un'opera che nel tempo si è fortemente ingiallita, ma che manteneva il viso quasi perfettamente pulito. Questo ci ha spiegato perché prima del nostro restauro potevamo leggere in maniera molto difficile
tutti quelli che erano i dettagli sulla giacca e le cromie presenti sulla giacca, che invece oggi sono state restituite.